Quindi questa foto fa vedere proprio la posizione dei vigneti. Noi siamo qui. Noi adesso, in questo momento, siamo qua e sei arrivato da questo viale alberato. Il viale alberato, noi abbiamo fatto il giro dal giardino, siamo entrati da qua e adesso siamo in questa zona. Qui dopo se ce Qua, la uva. praticamente in questa parte ci sono tutti i vigneti, sud, sud-est, est soprattutto, perché sono le giuste esposizioni del vigneto, proprio per non dare troppo calore al grappolo. Solitamente nel periodo prima della vendemmia, quindi a settembre, può essere che le temperature siano molto alte, agosto, settembre. Quindi in questa parte il grappolo prende il sole della mattina. Il sole della mattina è un sole non caldo, la notte, tra il giorno e la notte c'è una forte escursione termica, quindi sul grappolo si fissa l'aroma e la cita. E questo è il segreto di questa produzione. In questa zona invece ci sono gli oliveti, quindi qua la coltivazione è proprio dell'ulivo perché è il versante, diciamo, colpito di più dal sole del pomeriggio, dal sole caldo, quello che potrebbe maturare troppo i grappoli e far concentrare troppo l'alcol. Qua vedi un plateau di una degustazione che è stata fatta nel 1994 per l'anniversario dei 100 anni di Brunello. Si sono degustate 15 riserve di Brunello Biondisanti dal 1888 fino al 1988. E questi sono nella lista tutti i giornalisti che erano presenti alla degustazione, dei giornalisti delle più famose testate enologiche mondiali, si trova anche Nicolas Belcher, Judy Decanter, oppure il Gambero Rosso, altri, diciamo, esponenti importanti di altri giornali altrettanto importanti. E Nicolas Belcher, in quel giorno, in quella degustazione, dette il massimo del punteggio al 1891, riserva 1891. Considera che nel 1891 quel vino, nel 1994, il 1891 era un vino di 103 anni. Quindi la grande longevità di questo del Brunello Biondisanti riserva.